Consiglio dei Ministri, posso andare? Siete pronti? Sì, grazie. Consiglio dei Ministri molto intenso, pieno di notizie. Credo che la cosa più logica sia che aspettiate il comunicato stampa con tutte le varie nomine che sono davvero importanti, significative. Consentitemi tra gli altri di rivolgere un grande benvenuto nella squadra di Palazzo Chigi a Diego Piacentini, che come forse qualcuno di voi ha avuto modo di vedere è il nuovo commissario per il digitale e l'innovazione, lo sarà dal 17 di agosto, una nomina di grandissimo rilievo, di grandissimo impatto. Pensate, il Vice President mondo di Amazon, una delle più grandi realtà al mondo sull'innovazione, accetta di stare per 2 anni a lavorare con noi, con un servizio civile, lo farà gratuitamente, per fare dell'Italia sempre più un paese all'avanguardia del settore dell'innovazione e del digitale. Permettetemi anche, a proposito di nomine, poi sarà il comunicato a evidenziare i vari passaggi, di augurare un buon lavoro al dottor Savina, che è il nuovo vice capo della Polizia di Stato, assieme al prefetto Pansa, collaborerà con il prefetto di Pansa, è l'attuale questore di Milano e ha fatto un grandissimo lavoro nella sua carriera e in particolar modo durante l'Expo. Ce ne sono altre di notizie. Credo che domani il ministro della Giustizia presenterà, assieme sicuramente al ministro Guidi. Ministro Padoan non ci sarà perché sarà impegnato in sede europea, a Bruxelles, Eurogruppo, ma presenterà il progetto di legge delega sulla riforma del diritto fallimentare, una cosa molto, molto importante, molto significativa, e potremmo proseguire insieme a Piercarlo con altre notizie di frutto del lavoro di queste ore. Che sono, devo dire, che è un lavoro molto intenso. Ci limiteremmo a evidenziare alcune misure che oggi noi abbiamo preso e che consegniamo all'attenzione del Parlamento nella forma di un decreto-legge sul tema bancario. Non perché siano le misure più importanti che abbiamo preso quest'oggi, ce ne sono altre sulla banda larga, molte in tema di giustizia, di politiche, di iniziative, di gestione organizzativa del governo, anche dal punto di vista del Ministero degli Affari Esteri, ma per mille motivi la questione bancaria, che oggi è al centro di una grande attenzione di mercati di tutto il mondo, è una delle questioni chiave. Il governo della Repubblica ha una strategia molto chiara e molto precisa. È partita con il messaggio di aggregazione delle banche popolari, messaggio che, come sapete, è stato mandato con un mandato, è stato sancito dal decreto legge del gennaio del 2015 e che noi ci auguriamo sia recepito nel modo più intelligente e innovativo possibile dai singoli soggetti che detengono la leadership delle banche popolari. Spero quindi possano rapidamente fondersi, unirsi, aggregarsi nel rispetto naturalmente della loro autonomia, ma l'Italia ha bisogno di banche un pochino più grandi e quindi siamo il paese con il più alto numero di banche e quindi di conseguenza se aiutiamo a stare insieme è un fatto molto positivo. Bene, il decreto sulle banche popolari di gennaio, oggi noi abbiamo dato la priorità al tema delle banche di credito cooperativo. Ci verrò tra un attimo, all'accordo che il ministro Padoan ha ottenuto in Europa su quella che impropriamente viene chiamata mini bad bank, ma che è un sistema di garanzie e che il decreto-legge ratifica, o meglio, diciamo, sancisce come norma primaria, ad alcune misure del sistema di incoraggiamento alla risoluzione dei problemi legati a
contenziosi giudiziari, mi riferisco alle vendite all'asta, che hanno una misura particolare, vale a dire l'esenzione per il 2016, per tutto il 2016 dell'imposta di registro, è un'operazione importante, vale più di 200 milioni, ed è un messaggio che noi diamo per semplificare questo problema abbastanza corposo, rilevante, che abbiamo di crediti incagliati, deteriorati, non riscossi, in particolar modo nel sistema del credito, ma non solo nel sistema del credito, quindi tutto ciò che è vendita di asta giudiziaria potrà per il 2016 non avere l'imposta di registro, e naturalmente tutto ciò che va nella direzione di sostenere questo impegno del governo e delle istituzioni italiane per un consolidamento di un sistema bancario, quello italiano, che è solido, che è un sistema che oggi non è quello più preoccupante d'Europa e del mondo, tutt'altro. Io sono molto più preoccupato per altre banche di altri paesi, anche più forti in teoria dell'Italia, ma ovviamente una crisi del sistema bancario in Germania o in altri paesi ha delle ripercussioni anche da noi, per cui nessuno di noi può altro che lavorare e dare il massimo sostegno perché queste crisi bancarie che si sono più o meno che carsicamente tornano fuori possano essere affrontate e risolte. Dunque il punto chiave è la misura sull'accordo Vestager-Padoan, è la misura sull'imposta di registro, che è una bella novità, ed è sulle banche di credito cooperativo. Poi ci sono altre misure, se vorrà sarà il Ministro a illustrarvele. Voglio fare chiarezza di un piccolo equivoco che continua a girare da giorni sui giornali. Si dice che oggi noi non abbiamo previsto nel decreto legge le misure per i rimborsi alle persone che verranno riconosciute come truffate dagli arbitrati. Per essere molto chiaro, non c'è bisogno di un decreto legge, perché la legge di stabilità, che è stata fatta un mese fa, un mese e mezzo fa, già prevede un percorso. Si tratta di aspettare il decreto ministeriale, anzi il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e il decreto ministeriale subito dopo, o viceversa, comunque i due decreti che mancano, gli IPCM e i decreti ministeriali, che sono sostanzialmente pronti e che quindi saranno presentati nei prossimi giorni. Abbiamo avuto, sì, l'ipotesi sul tavolo di poter modificare la legge di stabilità con un decreto legge, ma mi sembrava e ci sembrava una ipotesi abbastanza arzigogolata. L'abbiamo fatto un mese fa la legge di stabilità, la cambi subito, quindi non avrebbe avuto senso, per cui non c'è nessun slittamento o nessun rinvio, si tratta semplicemente di non modificare leggi che sono già attive. Banche di credito cooperativo, molto sinteticamente, poi naturalmente per tutte le questioni il Ministro Padoan è a vostra totale disposizione, tanto parte domattina alle 9, quindi può restare per le prossime ore tranquillamente con voi nel dettaglio. Noi abbiamo ricevuto una proposta di autoregolamentazione da parte delle banche di credito cooperativo. Qual è la sintesi di fondo? Che delle quasi 400 banche di credito cooperativo, noi riteniamo che nelle quasi 400 banche ci siano davvero esempi di straordinaria buona gestione, gente valida di grande livello. Questo modello delle banche di credito cooperativo è un modello che non va buttato via. Sarebbe un clamoroso errore buttare via il bambino con l'acqua sporca. Quindi va difeso, ma contemporaneamente va anche protetto, perché abbiamo visto che una qualsiasi tensione, anche di una piccola banca, rischia di creare un effetto di contagio, un effetto sistemico che va assolutamente evitato. Di conseguenza, le banche di credito cooperativo sono state da noi stimolate a presentare un progetto di autoriforma, ce lo hanno presentato, è stato per larghissima parte accolto dal Consiglio dei Ministri, vedremo il Parlamento che cosa dirà. E essenzialmente che cosa comporta il progetto di autoriforma che le banche di credito cooperativo ci hanno presentato? Noi, al MEF, a Banca d'Italia, presentava l'idea di avere un gruppo che come minimo ha 1 miliardo di patrimonio, e questo 1 miliardo di patrimonio è una cifra che naturalmente va nella direzione di rendere il più possibile il gruppo solido. Altre banche suggerivano tenete più basso il livello, 500-600 milioni. Noi abbiamo scelto,
credo Piercarlo sia stata una scelta saggia di tenere a questo livello alto di un miliardo, quindi ragionevolmente, poi vedremo, ma ragionevolmente ci sarà un gruppo. Noi possiamo immaginare che da qui ai prossimi 18 mesi, il tempo di realizzazione della riforma, come per le popolari, è 18 mesi, ci sarà un unico gruppo, poi vedremo naturalmente, non, noi mettiamo le regole, saranno poi le banche di credito cooperativo a decidere, un unico gruppo che, sotto il, che costituisce un grande ombrello di salvataggio e di coesione di tutte le banche di credito cooperativo che decideranno di stare dentro questo gruppo, metterà in sicurezza nei fatti eventuali tensioni di singoli istituti, perché le singole banche di credito cooperativo potranno stare in una sorta di grande famiglia molto più forte di quella di adesso. Rimangono le banche di credito cooperativo con le loro strutture, se vorranno rimanere, se poi vorranno aggregarsi noi ne saremo ben felici, perché se si aggregano sono banche più forti, ci sono meno poltrone, noi le incoraggiamo a farlo. Ma il modello della banca di credito cooperativo rimane, quindi non è vero, come dice qualcuno, ah, sono morte il sistema del banca di credito cooperativo attaccate al territorio, rimangono. Tuttavia, le banche di credito cooperativo devono stare dentro un sistema, il sistema del gruppo bancario, che avrà maggiore forza e che, partendo da un presupposto di patrimonio di un miliardo, costituisce un bel livello di solidità, diventa una bella struttura bancaria di grande importanza e di grande rilievo. Su cosa c'è la modifica rispetto alle richieste che sono emerse dalla proposta di autoregolamentazione? Su piccoli dettagli tecnici, le regioni a statuto speciale ed altro, ma soprattutto, questo è il punto chiave, noi consentiamo, noi discipliniamo, non consentiamo, il diritto di non entrare dentro questo gruppo. Nella loro proposta, chi non voleva entrare nel gruppo poteva trasformarsi in banca popolare. Lo dico con tutto il rispetto per le popolari, noi siamo quelli che stiamo cercando di ridurre l'utilizzo del sistema delle banche popolari. E quindi potranno fare soltanto, se vorranno andarsene, un processo di uscita dal sistema delle banche di credito cooperativo. Cioè chi rimane dentro le banche di credito cooperativo deve stare dentro un gruppo, poi quale che sia naturalmente, e chi esce dal sistema delle banche di credito cooperativo può decidere di muoversi in autonomia nelle forme e nelle modalità che riterrà, a condizione che abbia un livello minimo di partenza di almeno 200 milioni di euro di riserve. Questo è un passaggio molto importante, cioè non è che la piccola banchetta può andarsene e addio, deve avere almeno 200 milioni di riserve e corrispondere all'erario una cifra del 20% di queste riserve, perché di fatto dovrà pagare, dovrà avere un esborso, potrà farlo dunque chi decide di investire in modo molto significativo. Anche questa è la formula che è prevista nel decreto legge, il 20% di questo valore. Cerco di essere molto chiaro, perché l'argomento ha una sua technicality che a mezzanotte può essere visto come problematico, ma naturalmente i prossimi giorni saranno molto interessanti su questo. Le polemiche che abbiamo già sentito in queste ore sono del tutto rispettabili e il Parlamento potrà fare le valutazioni che crede. Noi abbiamo un punto, per noi è tempo di solidità del sistema bancario. Quindi l'idea del gruppo forte, solido, autorevole è un valore. Il fatto che alcune banche, che avranno comunque 18 mesi eventualmente per fare le aggregazioni, possano decidere di uscire dal sistema del credito cooperativo è un fatto di libertà, che a nostro giudizio è da rispettarsi. Ovviamente per accedere alle riserve dovranno mantenere la forma cooperativa
e questa forma cooperativa poi acquisterà quote, farà quello che deve fare. Quindi non c'è una divisione del patrimonio indivisibile dei soci delle cooperative. C'è un meccanismo per il quale chi vorrà uscire potrà farlo pagando e soltanto a determinate condizioni. Credo che questo sia il fatto, e ho finito, lascio poi la parola a Piercarlo. La sintesi è che da domani mattina il sistema bancario italiano è più solido. Chi può vendere o comunque liberarsi di immobili attraverso le aste giudiziarie fa prima e spende meno con la mancata presenza dell'imposta di registro. Chi vuole accedere a delle garanzie come quelle previste dall'accordo Vestager-Padoan ha un'occasione in più. E aggiungo che oggi abbiamo anche presentato il disegno di legge, come vi dicevo prima, sul fallimentare, che va ulteriormente nella stessa direzione. Nessuna di queste misure è risolutiva, noi non la presentiamo come tale, non l'abbiamo mai presentata come tale, ma tutte queste misure sono ulteriori tassellini di un mosaico che è il mosaico del consolidamento del sistema bancario. Non è finita qui. Per utilizzare altre parole, faremo tutto quello che è necessario per risolvere definitivamente la questione degli NPL nelle modalità previste dalle regole europee, perché noi le regole le rispettiamo. Non siamo preoccupati per il sistema italiano, diamo però un ulteriore segno ai banchieri di questo paese, che siano banchieri cooperativi, banchieri popolari, banchieri di vario genere, di fare tutto ciò che è nelle loro possibilità per andare nella direzione di un maggior consolidamento. Noi abbiamo ben chiaro il fatto che c'è un percorso strategico da qui ai prossimi anni, che le banche avranno sempre meno retail e sempre più investimento, che le banche dovranno sempre più essere innovative e sempre meno tradizionali, che per molti italiani ormai la banca è il proprio telefonino o il proprio computer, che quindi c'è bisogno di un percorso di cambiamento dentro le banche. Siamo convinti che gli italiani siano molto, molto, molto più solidi di molti altri colleghi di varie nazionalità, però sappiamo anche che passo alla volta bisogna andare sempre più su. E quindi oggi è la volta delle BCC, ieri era quella delle popolari, l'accordo Vestager, l'imposta di registro. Quanto alle problematiche legate alle ex banche su cui c'è stata la polemica e la tensione, i decreti sono pronti, nel giro di qualche giorno saranno firmati e quindi non c'è nessun slittamento dal decreto legge, semplicemente nel decreto legge non ci dovevano stare. Piercarlo. Ma io non ho nulla da aggiungere. Ho parlato troppo, vuoi dire? No, hai detto tutto assolutamente. Ci sono domande? Anche se forse a mezzanotte e 20 non le volete fare, lei la può fare, certo. Siamo qui apposta. Volevo sapere appunto, visto che tali sono i meccanismi di uscita, ovviamente la trasformazione in SPA, come ha detto il Presidente, se avete già fatto un calcolo di quante di queste BCC potessero aderire, se sono 10 o 20 o quante, perché si parla della soglia di 200 milioni, quindi se avete già fatto un'ipotesi. Se la soglia è di 200 milioni, almeno allo stato attuale, e questo si fa presto a vedere perché sono adesso esattamente il numero, non glielo so dire, ma una decina più o meno di banche. Questo però vorrei sottolineare, non significa che tutte quelle banche devono, ma hanno la possibilità di, vorrei ribadire un concetto che il Presidente ha già fatto, noi vogliamo preservare varie forme di management e di governance bancaria, ma il sistema bancario nel suo complesso deve essere solido, quindi ciascuna unità bancaria deve avere una dimensione minima che consenta di operare con efficienza e con solidità nel nuovo contesto. Scusi, signor Ministro, non ho capito una cosa, ma qualora un istituto... Sono d'avanzo dell'Aggi. Qualora un istituto di credito sia prossimo, diciamo, a una riserva di 200 milioni e che non intenda aderire alla holding, ha la facoltà oggi di fare un aumento di capitale arrivando alle riserve e perciò escludersi, o questo requisito di 200 milioni di riserve è ex post, cioè fino ad oggi? No, ci sono 18 mesi dal momento in cui c'è l'approvazione della misura, al momento in cui si conclude, in 18 mesi è sufficiente tempo
sia sufficiente tempo, soprattutto nell'esempio che lei faceva, sì, per passare un aumento, aumentare le riserve. Grazie. No, non vogliamo congelare nulla ad oggi, per carità. Però rimane cooperativa, ma cambia il meccanismo poi della società bancaria. Quindi cosa vuol dire? Dipende da quello che uno vuol fare. Non è mica detto che sia proprio interesse doversene andare a fare un SPA e andare a comprarsi un SPA nel mercato bancario. Mi spiego? Quindi tendenzialmente noi non pensiamo che saranno moltissime le banche che se ne andranno. Noi pensiamo che questo sistema è un sistema che garantisce profondamente una unitarietà del messaggio delle banche di credito cooperativo. Poi chi se ne vuole andare a forza, disegna, strategia, bocca al lupo, viva la libertà. Deve pagare un po', questo però vorrà dire che l'erario se ne farà una ragione. Vi ringraziamo moltissimo, vi auguriamo un buon dopo festival. Grazie. È già iniziato dopo.